prima cosa, non è scontato che noi siamo a Sanremo. Adesso inizierà tutto un turbine di domande, ma direi che questo giro di interviste lo apriamo così. Niente di quello che abbiamo fatto insieme è stato scontato, soprattutto perché è nato da una cosa semplice, la musica. Io e Mike siamo due artisti indipendenti in un certo senso, cioè lo siamo, Mike lo è praticamente, io sono in Warner, ma veniamo entrambi da due percorsi musicali molto paralleli, non ci siamo incontrati fino a qualche mese fa. Io vengo un po' dalla musica elettronica, vengo ancora prima dal jazz, sono una compositrice, una producer e sono una persona curiosa in generale, quindi tutto questo poi alimenta la musica. E Mike, allo stesso modo, credo che parallelamente ha la mia stessa anima, anzi, abbiamo la stessa anima per questo. Io e lui ci siamo trovati e abbiamo deciso di fare musica insieme. Lui mi ha scritto quando io feci Sanremo Giovani l'anno scorso e mi mandò un messaggio dicendomi che gli era piaciuto un po' il mio progetto, la mia canzone, e di ritrovarci, no? Un augurio di ritrovarci. Poi la verità è che ci siamo trovati la prima volta a casa sua, sono andata a trovarlo. E abbiamo iniziato a lavorare su una canzone che poi non è Abbi cura di te, è un'altra canzone ancora. E poi succede, vabbè, che nel corso dei mesi abbiamo continuato a sentirci, poi insomma il Covid, io sono stata in tour, ho lavorato tantissimo, quindi diciamo che abbiamo fatto questa partita di tennis, io e lui, sul trovarci, finché ad agosto, forse era il 12 o 13 agosto, non mi ricordo mai la data precisa, mi arriva la prima bozza di Abbi cura di te. È stato un terremoto, cioè, la definisco che è stato un terremoto questa cosa, perché quando ho sentito cioè, le prime note di questa canzone ho detto già, questa canzone ha le note giuste, cioè già il riff di chitarra che parte dice tutto inizialmente sulla canzone, secondo me. È stata la prima impressione che io ho avuto, mi sono emozionata immediatamente, tanto che ho detto fermi tutti, lavoriamo su questa canzone, perché questa canzone ha qualcosa che brilla, è mara, qualcosa di speciale. E poi niente, decidiamo di presentarla a Sanremo. In realtà quello non era l'obiettivo del fare musica insieme, no? Era facciamo qualcosa, però c'era qualcosa di speciale su queste canzoni. Premesso, nessuno ci aveva dato speranza, cioè nessuno, tutti dicevano, ci sono tantissimi artisti quest'anno, dopo l'edizione l'anno scorso che è stata bellissima, comunque c'è grandissimo fermento tra gli artisti. Non ci sperate neanche. No, abbiamo detto, ci proviamo lo stesso. Comunque abbiamo un sacco di cose da fare, però vediamo quello che succede, mai dire mai. E poi c'è stata la sorpresa della conferenza di Amadeus in cui abbiamo scoperto ufficialmente di essere dentro. E fino a quel giorno lì, diciamo che c'erano rumors, c'erano cose, ma poi le cose non succedono davvero realmente finché non hai la certezza che questo sia. E quindi poi così è stato. E quindi eccoci qua. Aisnabeu. Ho letto, io ero agli ascolti e ho letto tra, diciamo, i commenti, pareri discordanti. Io sono dalla parte della novità, tenevo, cioè voi fortunatamente rifuggite, insomma, il duo stucchevole che può capitare, no? Il duo anche se ben venga, ma... E quindi, plaudendo, diciamo, a questo tipo di linguaggio, io volevo chiedervi come è nato questo linguaggio e soprattutto riferito alla canzone, anche le citazioni dotte che io ho notato che non mi sono affatto dispiaciute. C'è una ricerca, mi sembra, piuttosto importante, o lo Allora, ferne, non solo, insomma. sì, chiaro. No, allora, l'aspetto comunicativo che caratterizza quasi non tutti i brani, perché poi ovviamente alcuni sono un pochettino più leggeri, diciamo, ma in generale ho sempre cercato di inserire riferimenti, ovviamente che di cose che mi interessano, che destano il mio interesse e che comunque lasciano un minimo riflettere l'ascoltatore, sia quello disinteressato totalmente, che magari può trovare uno spunto, per esempio la parola Shibari, piuttosto che Oloferne, magari in testa a un ragazzino di 15 anni, può suonare come una novità. E io in qualche maniera penso che inserire queste cose dia comunque modo, vista l'alta fruibilità delle informazioni che c'è su internet in questo momento, non gli complico la vita dandogli uno spunto, perché comunque in poco tempo possono capire di cosa si tratta. Questo caratterizza un po' tutti i miei brani, ripeto, tranne qualche caratteristica un po' più legata al rap classico che non prevede questa cosa, ma di base mi piace molto stuzzicare l'ascoltatore con questo genere di interventi. La scrittura del pezzo era già rodata, quindi, nel senso che sono arrivato a un percorso creativo molto fluido adesso,
dove, anzi, prima notavo molto di più le frasi a doppio effetto, perché sono quasi tutte a doppio effetto, che è una caratteristica tipica del rapper, la punchline, una cosa che ho modificato nel tempo ma non l'ho mai abbandonata. Quindi dire una frase del tipo provo piacere nel sentire dolore come lo shibari cioè, è anche difficile da attribuire a un brano poi legato a una tematica come, come quella di Abicura di te. Invece sono riuscito a farle quadrare. E mi piace questo aspetto, mi piace perché all'ascoltatore attento so che piace, e quindi secondo me creerà poi anche nell'ascolto generico al grande pubblico, susciterà lo stesso tipo di interesse sulla ricerca delle parole. Però sono sempre cose non mirate al... Non c'è furbizia in questo, ovvero... La furbizia c'è, nel senso, cioè scrivo, quindi cioè non è che penso solo a me quando scrivo, scrivo pensando con chi mi sto relazionando, però diciamo che non c'è una malizia sanremese, si nota questo da subito, nel senso che il brano è mio, cioè nel senso è nato da qua, da questa parte, non è nato da per là, e si nota questo, perché altrimenti non avrei inserito sicuramente lo shibari piuttosto che altre cose, ma e sono sempre aspetti della mia vita, anche Oloferne. Che tra l'altro se uno ricerca esce subito il quadro di Caravaggio, in realtà il quadro, che è uno dei miei preferiti, io vado una volta all'anno agli Uffizi, ora col Covid magari ho saltato un annetto, però io vado agli Uffizi per vedere Medusa e per vedere Oloferne, Giuditto Oloferne, ma di Gentileschi. Lì dentro non c'è quello di Caravaggio, se non mi sbaglio, c'è quello di Gentileschi. Comunque io sono affezionatissimo a quel quadro e me l'ero annotata come cosa così, perché mi ha sempre affascinato, ma non tanto perché sono un mega acculturato, uno che vuole far vedere che conosce o che sa, non è così. Io sono una persona che è interessato a quello che succede nel mondo, sì, mi interesso di tante cose, ma sempre con molta umiltà, nel senso mi piace, voglio capire di più su questo quadro, però è l'immagine che mi piace tanto, cioè, a me quel quadro mi lascia lì per mezz'ora ogni volta, e quindi ho voluto metterlo nel testo, come tante altre cose. C'è una frase che che tra l'altro non lo sai, lo scopri oggi, c'è una frase a cui tengo molto, che è nella strofa di Federica, che dice in questo gioco quando hai vinto e perso, per esempio. Quella è una frase che diceva mio nonno, cioè la più cara persona che ho al mondo, e l'ho messa in questo, cioè l'ho messa lì. E anche questo credo che sia un insieme di energie che ci ha poi portato il brano ad arrivare lì. Ci credo molto in questa cosa. Quindi alla luce di tutta questa convinzione, giustamente, le critiche tiepide dopo gli ascolti, chi se ne... Ma non... Nel senso che c'è stata, secondo me, una dualità, no? Cioè, chi ha apprezzato molto e chi invece si è lasciato intiepidire, ecco. Posso rispondere a questa certo, domanda? Certo, sì, assolutamente. Quando uno si fa delle domande, in generale genera dei commenti, che siano positivi, che siano negativi, comunque si muovono. Quindi significa che nel bene e nel male questo brano ha toccato alcuni punti. E io credo che, ma non perché ci appartiene, credo che ci sia qualcosa di speciale proprio perché è complesso dal punto di vista culturale, perché comunque è una canzone che ha tanti riferimenti, no? A parte Oloferne, lo shibari. Ci sono insieme tanti mondi che poi confluiscono in questo messaggio della Bicurete. Quindi è qualcosa che comunque... Alla fine di tutto è come se fosse una storia lunghissima che può essere riassumibile in un unico titolo. Quindi in qualche modo già questo è l'emblema di questa canzone. È ovvio che non tutti possono essere d'accordo sull'estetica. Il gusto musicale, il gusto critico sono due cose molto diverse. E chiaramente quando uno dà un giudizio che può essere tecnico, ma anche, diciamo, estetico, è una cosa che ha a che fare con la sua esperienza. In qualche modo io e Mike siamo due persone con due percorsi artistici completamente diversi, ma che si somigliano perché siamo stati sempre entrambi outsider nelle nostre carriere, ma anche nel modo di rapportarci alla comunicazione di chi ci segue, ma soprattutto di quello che è il nostro obiettivo come artisti singolarmente. E in qualche modo, secondo me, questa cosa qua ci porta ad essere soggetti a molte domande, no? Come fa questa cosa a funzionare con voi due insieme? Com'è che vi siete uniti? Qual è il punto di connessione? Quindi diciamo che dietro questa canzone c'è anche il grande punto di domanda, no, su di noi. Ma secondo me questa è una cosa positiva, perché quando uno si fa delle domande e non riesce a trovare risposte, si risponde a metà, o comunque si è risposto e ha apprezzato,
credo che lascia a noi del margine per poterci esprimere poi su quel palco. E secondo me è la cosa più importante, perché quando io ho letto le... erano le tre, quando sono uscite erano le tre del mattino, ho letto tutto quanto, io leggo sempre tutte le interviste, perché mi piace capire come il messaggio che noi diciamo poi viene tradotto da chi è dall'altra parte. È anche un modo che ti insegna a comunicare meglio, perché a volte delle cose potrebbero non arrivare a un giornalista, allora insegna a te, no, ad essere più chiaro su certe cose. E allora ho pensato questa cosa, quando ho visto delle opinioni, poi lui ieri ci siamo visti, ci siamo confrontati, no? Io ho detto, secondo me è molto educativo questa cosa, perché comunque c'è stato bene e male, ma né bene né male. E quindi questa cosa qua lascia noi margine per poterci esprimere al meglio, soprattutto e far vedere chi siamo in modo più semplice che siamo, perché a volte una canzone non basta. Quando una canzone non basta, allora uno va a vedere il percorso singolo dell'artista e potrebbe andare in confusione, no? E allora credo che alla fine la prova più grande che noi avremo sarà proprio su quel palco. E secondo me è anche la cosa bella, perché prima cosa non parti con una grande aspettativa, ma soprattutto non parti neanche con un'aspettativa iper negativa, no? Sei curioso. E la curiosità è quello che muove, secondo me. Ha sempre mosso le masse, la storia è stata mossa dalla curiosità. E voglio aggiungere una piccola cosa. E poi da quello che è emerso confrontandoci ieri, alla fine di tutti i riscontri che ci sono stati dopo gli ascolti di tutte le testate giornalistiche, ne è emerso che non è che c'è stato un giudizio ultra negativo, è stato un giudizio che alla fine dice: ok, abbiamo percepito che c'è del testo, sicuramente ha bisogno magari di un altro ascolto il brano e vogliamo vedere cosa fate però sul palco adesso. Quindi ci dà soltanto un margine di crescita e ci stimola ovviamente in questo momento di preparazione a dire ok, quindi stiamo andando lì, diamogli il massimo, diamo a noi stessi il massimo per andare sul palco nel migliore dei modi. Ma soprattutto, questo è un pensiero che avevo prima, divertirci. Cioè noi ce la stiamo godendo questo viaggio, perché comunque non abbiamo una grande... cioè in un certo senso non abbiamo niente a perdere, ma abbiamo tanto a perdere ovviamente. Perché quello è il palco più importante che c'è in Italia. E comunque è l'emblema della musica italiana nel mondo, quindi insomma c'è un grande, è importante questa cosa. Però d'altra parte questa cosa ce la fa vivere con grande spontaneità, cioè stiamo seguendo tutto quello che ci piace, cioè anche come ci poniamo noi, come ci porremo sul palco, la scelta della cover, tutto quello che abbiamo scelto è qualcosa che è in funzione di quello che ci fa stare bene, insomma non abbiamo fronzoli, insomma... Cose accessorie, insomma, noi siamo questo, quindi abbiamo la possibilità di scoprirci. Ma anche l'approccio nelle interviste che stiamo facendo è uguale, nel senso, magari ci aspettavamo un tipo di cosa, chissà, no, cosa ci diranno, cosa ci chiedono. In realtà stanno uscendo un sacco di spunti anche di riflessione per noi, ne parlavamo anche prima, stiamo proprio conversando, ed è la cosa più piacevole in assoluto, a prescindere dalla visione che poi ognuno ha e che giustamente ha su quello che stiamo proponendo e cosa chi siamo, certo siamo qui apposta, ma è un piacere, ce lo stiamo godendo anche questo. E poi comunque aggiungo una cosa, tornando alla mia frase prima, a volte la musica non basta perché per completare il quadro ti serve anche capire chi è che hai davanti, e non sempre è facile, perché tendenzialmente gli artisti a volte si riempiono di cose, tutti tendiamo a riempirci di cose, un po' per coprirci, un po' per proteggerci, no? E invece secondo me queste conversazioni, anche se sono su Zoom, comunque alla fine noi siamo così come ci vedi, no? Su Zoom, fuori Zoom, siamo identici, e credo che il nostro approccio a questa cosa qua sia molto importante. Anche per togliere magari un po' di pregiudizio, soprattutto con quello che può riguardare, no, l'ambiente rap, la cosa, il tatuaggio sulla faccia, questo e quell'altro. Io me ne rendo conto, non è che quando mi sono tatuato in faccia ho pensato non se ne accorgerà nessuno. Sono stato il primo a farlo poi in assoluto. Il tatuaggio in faccia l'ho fatto in un periodo che non era nemmeno così sdoganato, perché la trap non c'era ancora. Quindi mi rendo conto che poi esponendosi così tanto si può essere soggetti a un pregiudizio. E va benissimo. Poi l'importante è conoscere, no? Andare più a fondo, scavare un attimino chi è interessato. È anche un nostro gioco quello di dover, cioè, invogliare veramente una persona a scavare e dire ok, ma questi ragazzi dopo quello che vediamo cosa hanno dentro, cosa vogliono comunicare realmente. È importante.